Al mio fianco Raffaele Papa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora Raffaele, iniziamo dall'erosione costiera di Tortora. Un'ennesima mozione è stata approvata in consiglio comunale proprio il 31 di luglio. Il problema è diventato impellente, emergenza, possiamo parlare di emergenza? Assolutamente sì, perché l'abbiamo visto già qualche giorno fa, ci sono state delle mareggiate non di rilevanza eccezionale, hanno dovuto smontare, che comunque hanno creato dei problemi, per cui soprattutto ai balneari, che hanno dovuto smontare e rimontare gli impianti, specialmente quelli sul lato nord del lungomare, ma ha creato problemi anche sopra dove ci sono le abitazioni. Quindi se questo accade nel mese di luglio, figuriamoci cosa può accadere da ottobre, novembre, dicembre, cioè in pieno inverno, dove sappiamo che le mareggiate ci sono, non sono ricorrenti ma ci sono, e a volte sono violente. Quindi per questo motivo ho presentato in consiglio comunale il 31 una mozione per sensibilizzare ancora di più, ma soprattutto per smuovere le acque a livello regionale, quindi coinvolgere l'intero Consiglio Comunale di Tortora, quale massima espressione di rappresentanza della collettività tutta, per chiedere ancora una volta alla Regione Calabria, questa volta direttamente al Presidente Oliverio, di farsi carico di questa che sta diventando una vera e propria emergenza. Ma questa emergenza voi l'avete sottolineata sia tu sia comunque l'amministrazione da parecchio tempo. Cos'è che purtroppo non porta poi la regione a muoversi? Sì, effettivamente è vero, il sindaco e l'intera amministrazione comunale è intervenuta più volte su questo per ogni mareggiata che c'è stata, e quindi calcolando e rendendo conto dei danni che si sono riscontrati durante gli anni precedenti, non solo l'ultimo. Quello che succede è che purtroppo in Calabria, ma del resto come in tutta Italia, c'è una macchina burocratica che blocca tutto. Cioè, questa non è una semplice macchina, questa è un elefante, un pachiderma bloccato dalla burocrazia, dai vari atti, per cui credo che bisogna intanto insistere su questo punto e andare là, presentarsi a Catanzaro, a Reggio, là dove sono i punti nevralgici, per sottolineare ancora una volta che c'è un'emergenza e che se non sia mai dovesse succedere qualcosa al territorio, ma come già avvenuto, e al patrimonio comunale, ma anche alle persone, oltre che alle cose, è chiaro che i diretti responsabili sono loro, per cui bisogna riprendere, dare l'importanza che merita a questa situazione. E mi rendo conto che in Calabria ci sono tante emergenze, ormai tutto è diventato emergenza in Calabria, perché purtroppo portiamo avanti, ci sono dei problemi atavici per certi versi che non sono stati risolti negli anni precedenti, ma qua parliamo di 10, i 15, 20 anni, 30 anni fa. E per cui bisogna dare delle risposte, certo delle risposte, ma bisogna assegnare delle precedenze. Ci sono delle determinate questioni che hanno più importanza di altre, per cui vanno affrontate prima questo. Ecco, un piano completo non solo dell'Alto Tirreno ma dell'intera Calabria sulla erosione costiera va assolutamente messo in evidenza. Ecco, l'amministrazione già potrebbe intervenire, leggevo, sulle briglie del fiume. Sì, questa è già una richiesta che è stata fatta alla Regione Calabria, perché le briglie in qualche modo sono state rimosse, ma siamo appena all'inizio. Là vanno completamente tolte, completamente rimosse. Perché, e questo lo può verificare chiunque, non c'è nemmeno bisogno che uno sia un tecnico per verificare questo, basta andare su nell'alveo del fiume Noce e si vede il danno che hanno fatto queste briglie, perché l'intero letto del fiume, dalla foce fino a salire su sotto Lago Negro, è pieno di sabbia, di pietrame, di sassi. Ecco, il fiume non ha fatto più quello che ha fatto per anni e anni, cioè quello di portare materiale sotto, per cui l'ha tutto lasciato nel letto del fiume, nell'alveo del fiume. Ecco, questo è chiaramente non ha mitigato assolutamente quello che il fenomeno dell'erosione costiera, che comunque c'è ed è in atto. Il fenomeno va, come abbiamo detto, fermato, perché altrimenti rischiamo che l'anno prossimo di spiaggia ne troviamo davvero poca. Soprattutto c'è questo discorso della spiaggia che a vista d'occhio si riduce, perché ogni volta che c'è una mareggiata avanza e vanno via, non dico metri ma sicuramente
quantità notevole per quello che è già purtroppo lo stato delle cose, ma c'è anche un discorso di incolumità per quanto riguarda l'intera Marina di Tortola, perché noi sappiamo che la parte alta è la parte più fragile, più esposta a questo rischio, che è il rischio d'allagamento, per cui una forte mareggiata permette al mare di entrare sulla via Giovanni XXIII e poi purtroppo far verificare quello che tutti noi stiamo cercando di scongiurare, per cui sì, l'intervento è anche questo, non è solo salvaguardare la spiaggia, che è importantissimo, perché noi senza spiaggia significa senza mare, senza come mare, si fa? Certo. Senza mare significa senza turismo, insomma sono dei danni incalcolabili dal punto di vista economico e sociale, ma c'è un discorso anche di evitare quello che potrebbe essere un allagamento della frazione marina, insomma ecco, sappiamo che Tortola è questa, Tortola si svolge qua. Infatti, in quel territorio, la maggioranza della popolazione è là, per cui questa è una cosa importantissima che tanti secondo me hanno sottovalutato. E poi soprattutto bisogna anche velocizzare i tempi, perché tra poco si va al voto, quindi poi in Calabria cambierà il governo. Ma io direi che proprio da questo punto di vista bisogna anche approfittare di questa occasione, ecco, dobbiamo essere un po' cinici da questo aspetto. Visto che ci saranno elezioni molto probabilmente a febbraio del prossimo anno, perché ormai di novembre è saltata, allora insistere, perché anche questo sia un motivo in più per far muovere la macchina burocratica indirettamente spinta dalla volontà politica. Indubbiamente. Ecco Raffaele, noi adesso ci troviamo ad un anno dalle elezioni anche di Tortola, un tuo quadro d'insieme, insomma, una tua visione d'insieme. Sì, l'anno prossimo di questi tempi Tortola avrà la nuova amministrazione comunale, quindi, il nuovo sindaco, quindi ci saranno presumibilmente le elezioni amministrative a maggio, e per cui da settembre in poi penso che si inizierà a lavorare per la formazione delle liste. Attualmente la situazione è molto variegata, molto frastagliata, e per cui non ci sono allo stato certezze di candidature. Si parla di tantissimi candidati, di varie liste, di 3-4 liste addirittura, per cui inizia ad esserci un fermento. Però vedremo poi i fatti concreti da settembre in poi. Penso che quello che su cui bisognerà almeno cercare di fare un salto di qualità sul territorio, anche nella formazione delle liste, puntare più che a un discorso personale, a un discorso politico. Io mi auguro che venga fuori ciò che si vuole realizzare del territorio tortorese, non solo da qui a qualche mese, ma da qui ad anni, perché il territorio purtroppo manca di una programmazione che vada al di là della gestione ordinaria. Sì. Noi purtroppo non abbiamo un discorso d'insieme del territorio, un progetto complessivo. Abbiamo delle singole idee, alcune delle quali sono diventate progetti e alcune di queste ancora devono essere realizzate. Qualche tempo fa noi abbiamo parlato della possibilità di realizzare quel fantomatico porto che era partito 40-50 anni fa come Porto Canale, eccetera, eccetera, però quella è un'idea che è rimasta là, non si è mai trasformata in un progetto definitivo, tra l'altro, per cui è rimasta un'idea che bisogna perseguire per vedere se ci sono le possibilità o meno di realizzare. Beh, certo, perché poi tra il Sono cose completamente diverse. Certo, noi abbiamo delle zone completamente vergini da sfruttare a Tortola. Le zone montane, per esempio. Le zone montane soprattutto, perché là effettivamente quello è una potenzialità notevole che non è stata per niente sfruttata, tra virgolette, dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, se vogliamo, di varie iniziative. Ecco, quello è qualcosa di importante, è una risorsa importante, la collina e la montagna tortoresa. Stessa cosa dicasi per il centro storico e stessa cosa dicasi per quelle zone, soprattutto lato nord della Marina di Tortola, adiacente il fiume Noce. Ecco, il porto non si può fare, o si può fare, si vedrà, ma di sicuro si può fare un barco fluviale. Ecco, valorizzare tutto quello che era anche parlato. Si era parlato pure di questo, per cui voglio dire, sono delle cose che parliamo da anni, a volte ci si stanca pure di ripeterle, perché poi non si realizzano. Ecco, io mi auguro che si metta su chiunque è interessato alle prossime elezioni amministrative, si metta su
un progetto chiaro ed una squadra che abbia unità di intenti e soprattutto che dia spazio al merito, alle competenze e non alle singole personalità che poi lasciano il tempo che trovano. Perché anche una delle priorità, da quello che ho capito, è proprio questo più che ripascimento, ormai certo. Dobbiamo parlare veramente di eliminare il problema. Sì, sì, assolutamente sì, perché questa è una vera e propria emergenza. Ecco. Una vera e propria emergenza. Tu che farai? Te lo chiedo così, vediamo. Io certo, attualmente sai bene che sono stato candidato l'altra volta a sindaco. Sto svolgendo la mia attività di consigliere comunale, che è quella che mi ha dato il compito la popolazione tortorese, per cui sto cercando di proporre soprattutto delle idee e dei progetti per il territorio intero. Non so che cosa farò, nel senso che stiamo discutendo con tanti amici, per cui se ci saranno le condizioni di mettere su una squadra che abbia le competenze per poter non solo gestire l'ordinario, perché francamente gestire l'ordinario lo può fare chiunque, non c'è bisogno di una squadra che abbia motivazioni e che cerchi di realizzare qualcosa che rimane nell'interesse e nella progettualità. Meglio un commissario. Meglio un commissario che non degli amministratori che non vanno nulla, che sono fermi. Non ci interessa, o almeno non mi interessa, e agli amici con i quali sto discutendo non interessa l'ordinarietà. Interessa invece realizzare qualcosa di serio che dia speranza soprattutto ai tanti giovani che oggi vanno via dal nostro territorio. Certo, questa è una problematica che non riguarda solo Torto, riguarda l'intero comprensorio, l'intera Calabria, l'intero mezzogiorno d'Italia. Però diciamo che noi nel nostro piccolo abbiamo le potenzialità per realizzare qualcosa di diverso e dare la possibilità, magari non a tutti, ma a buona parte di tanti giovani che oggi vanno fuori per cercare fortuna, di trovare questa fortuna nel territorio tortorese.